Diciamo che è una passione che nasce proprio per caso, proprio perché mio papà aveva la passione un po' del legno e ogni tanto andava dall'anziano del paese per fare qualche lavoro per casa e poi dopo, insomma, era troppo anziano per rompergli le scatole tutti i giorni e quindi decise di comprare una piccola combinata. E dal giorno dopo che è arrivata questa combinata ci siamo accorti che io e mio fratello avevamo cominciato con questa passione, ci siamo accorti che era proprio una passione forte, cioè stavamo giù fino a ore tardi a lavorare, per cui sai, prima le proprie cose, la propria casa, poi gli amici degli amici, poi è diventato più di un hobby e alla fine addirittura nel 96 poi. Questo quando avevo 15 anni, poi nel 96 a 26 anni ho deciso di intraprenderla proprio come lavoro perché vedevo che mi dava soddisfazione, che avevo dei buoni risultati, insomma. Da lì abbiamo deciso di acquistare il macchinario nuovo, che è un centro di lavoro computerizzato, quindi abbiamo affiancato alle macchine tradizionali della lavorazione del legno una macchina innovativa che veramente hanno in pochi in valle ancora al giorno d'oggi, che però ci ha permesso, nonostante i sacrifici economici, di arrivare ad avere un pubblico molto più vasto e a fare cose molto più particolari. È logico che noi partiamo dalle assi secche e da lì facciamo tutte le varie lavorazioni che sono la sezionatura prima di tutto, quindi le assi lunghe magari da 4 metri, 5 metri vengono sezionate in vari pezzi a seconda del progetto che stiamo facendo, vengono squadrate, spessorate, squadrate, unite in pannelli e dai pannelli poi si eseguono tutte le lavorazioni, quindi dai pannelli poi si ricostruiscono tutti i pezzi nel dettaglio. Non mi sono mai abbattuto e adesso con l'arrivo dei figli che stanno lavorando con me la soddisfazione aumenta ulteriormente. Tra l'altro loro credono in questo lavoro, credono come me in questo lavoro, vedo che i clienti aumentano e quindi cioè, speriamo bene, insomma.